Buongiorno, sono Raffaele Zinno, insegno scienze della costruzione al corso di laurea triennale Ingegneria Ambientale e Chimica. Iniziamo questo incontro ascoltando l'intervista al famoso ingegnere architetto Pierluigi Nervi. L'ingegnere Nervi ha progettato e realizzato opere quali il Palazzetto dello Sport a Roma, lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il Grattacielo Pirelli di Milano, la Sala Udienze Paolo VI a Città del Vaticano. Come mai in questi ultimi anni si sono viste apparire con ritmo sempre crescente forme architettoniche nuove, sostanzialmente diverse da quelle del passato? Vede, dottor Genuino, io penso che questo fiorire di forme nuove, che in questi ultimi anni è andato sempre più crescendo, sia dovuto sostanzialmente a due fatti che hanno preso origine all'incirca 100 anni or sono, ossia il primo è l'aver l'industria potuto fornire in grande quantità materiali nuovi all'edilizia, quali gli acciai, i cementi e oggi le leghe leggere, materie plastiche, eccetera. E l'altro, quello del sorgere, che appunto ha avuto inizio approssimativamente 70-80 anni fa, della scienza delle costruzioni. Lei deve pensare che fino a 100 anni fa, approssimativamente, il progettare una struttura era opera assolutamente empirica, intuitiva, malgrado l'enorme intelligenza di questi nostri predecessori che hanno avuto il coraggio su basi così che noi oggi considereremmo eccessivamente fragili, deboli, quali l'intuizione o l'empirismo, hanno avuto il coraggio di fare delle opere come le grandi cupole di Firenze, le grandi cupole di Roma, grandi ponti, opere di questo genere. Ripeto, questi nostri predecessori non potevano avere una grande ricchezza di pensieri architettonici, perché fatalmente quando si era trovato uno schema costruttivo nuovo, per esempio quando è sorta la cupola, appoggiato su dei pennacchi, è rimasto questo schema statico, è rimasto presso poco invariato, seppur variato nelle applicazioni e nei particolari, è rimasto presso poco invariato per centinaia e centinaia di anni. Dalle parole dell'ingegnere Nervi, quindi, abbiamo compreso che un ingegnere non può fare a meno della scienza delle costruzioni. Ingegneri di qualsiasi tipo, ambientale, civile, industriale. Diamo allora la definizione di ingegnere. L'ingegnere è un professionista che fa uso della matematica, della fisica, della chimica e di altre discipline collegate per applicarle a procedimenti finalizzati alla progettazione, realizzazione e gestione di dispositivi, macchine, strutture, impianti e sistemi. L'ingegnere quindi deve passare dalle scienze pure all'applicazione pratica attraverso un'opportuna progettazione. Deve conoscere le caratteristiche intrinseche dei materiali, quale il calcestruzzo, quale l'acciaio, anche quale murature. Deve conoscere i terreni di fondazione, deve saper agire sui carichi fissi, mobili, statici, dinamici, quali possono essere quelli del sisma. Con la scienza di costruzione quindi passiamo da questo telaio reale al telaio numerico che si analizza attraverso un processo che è riportato su questo diagramma di flusso, in cui noi vediamo che la realtà, cioè l'edificio, la sua conoscenza, viene modellata attraverso la definizione di geometria, materiali e carichi per ottenere un modello numerico la cui analisi ci dirà se la struttura è sicura o meno. In queste diapositive, nella successiva, sono riportate le caratteristiche più importanti della materia. È importante notare che con la scienza delle costruzioni si comincia ad acquisire una mentalità operativa che si svilupperà poi in materie più progettuali, quali tecniche di costruzione, geotecnica, costruzioni idrauliche, opere di sostegno, cioè quelle materie che consentiranno all'ingegnere ambientale di svolgere il suo compito sociale, fra i quali si annoverano la protezione del costruito e la salvaguardia dell'ambiente che ci circonda. Avete sicuramente capito quindi che con la scienza delle costruzioni passate per la prima volta dallo studio di una scienza pura,
che non ha necessariamente una finalità applicativa, ad una scienza che ha una finalità applicativa. Un ingegnere ambientale, come tutti gli altri ingegneri, non può esimersi dal garantire la sicurezza delle strutture che progetta e che realizza, e quindi deve conoscere la scienza delle costruzioni. Con questo vi saluto e mi auguro di potervi vedere al corso di laurea triennale in Ingegneria Ambientale e Chimica.